Cielo grigio e pioggia torrenziale, le immagini arrivano da Caorso che ieri pomeriggio è stata colpita insieme alla zona rivierasca del Po da un violento temporale. Poco prima erano state interessate anche la Valtrebbia e la Valtidone. Oggi è tornato il sole, ma dal tardo pomeriggio la perturbazione atlantica proveniente dalla Francia porterà instabilità diffusa con perturbazioni violente e precipitazioni abbondanti. È quanto fa sapere Vittorio Marzio di meteovalnure.it. Nell'arco di 30 ore sono previsti accumuli d'acqua tra 30 e 50 mm che nelle fasce appenniniche possono raggiungere anche i 120 mm. L'instabilità terminerà domani sera lasciando spazio a un ferragosto di sole e temperature miti. In base ai dati analizzati da meteovalnure.it, la prima decade di agosto è stata caratterizzata da valori medi secondi soltanto all'agosto del 2003, l'anno più caldo di sempre. Le temperature registrate di notte, con una media di 23 gradi, rappresentano valori tipici delle zone tropicali.